Buongiorno a tutti dallo Spolab. Oggi ci occupiamo di questi due faretti che sono bruciati, quindi da buttare via. Ora, secondo me, è molto probabile che abbiano il solito problema, ovvero che si sia bruciato l'inverter che trasforma praticamente la tensione di 220 volts, la tensione di rete, nella tensione necessaria ad accendere il LED. Quindi ora la prova sarà quella di aprire, scollegare praticamente la parte del LED, che è quella sotto, e poi con un alimentatore pressappoco di questa entità andare a fare la prova e vedere se si accende. Se si accendono, praticamente ci potremo inventare qualche cosa su come recuperarli. E andiamo avanti. Bene, questo è l'alimentatore fondamentalmente. Adesso andiamo a togliere, prima di tutto, la massa. Allora, questo è un vero e proprio alimentatore, quindi potremo anche pensare di togliere questo e di sostituirlo. Vediamo un po' da quanto va. Eh? 30 volt. I LED vanno alimentati a 30 volt. Bene. Non è detto che questo alimentatore sia bruciato, potrebbe essere bruciato anche il LED, quindi ci potrebbe dire bene che o recuperiamo il LED o è tutto il faretto praticamente, oppure recuperiamo l'alimentatore, che mica è poco. Allora, aperto anche questo è malconcio, piano di ossidazione. Adesso andiamo avanti nell'apertura perché andiamo a vedere direttamente il LED. Che così proviamo i LED e con questo alimentatore che ho recuperato da una vecchia stampante. Questo ha le uscite a 16 volts e a 32 volts, quindi va bene per questo. Poi lo attaccheremo. Adesso apriamo questi due cosi. Allora, io ho qui un alimentatore da 32 volts. Mettiamolo qui, ve lo metto anzi qui così, in maniera tale che potete vedere. Ecco qua, ricavato da una vecchia stampante Epson, 32 volts. Ora, facendo attenzione agli occhi, vado a vedere se riesco ad accendere mettendo i 32 volts qui. Che è come quando si salda, eh? Non si accende, quindi questo LED potrebbe essere bruciato. Andiamo all'altro faretto. Niente, anche questo è andato. Adesso chiaramente
visto che i LED non mi funzionano, viene il dubbio che sia l'altra cosa, che a questo punto invece funziona. Questi sono gli alimentatori, vediamo un po'. 29,9. Questo alimentatore funziona. Passiamo all'altro. Cabliamo l'altro e vediamo. Abbiamo staccato la corrente? Sì. Verificate sempre, perché sennò qui ci sarebbero 220 volts. Quindi, ragazzi, andare all'altro mondo con la corrente un attimo, eh. Taffete. Pure questo funziona, incredibile. Allora, siccome io ho, vediamo, fantastico, questo è un cippone, sono vedrà, dovrebbe essere a 50 watt, comunque andava a 30 volt. Ora provo ad attaccarlo a questo qui e vedere se funziona. Adesso ci mettiamo questo sopra perché è terribile la luce che fa, e vediamo poi se azzecchiamo la luce che fa. Cioè, dà fastidio pure col foglio sopra. Benissimo. Quindi questo è il negativo, questo è il positivo, giusto? Mettiamoci questo sopra. Allora, l'idea sarà quella di recuperare praticamente i cabinet e un alimentatore. Di due cabinet, visto che ho avuto problemi con le viti, uno l'ho dovuto spaccare, eccetera, eccetera, di due cabinet ne farò uno solo, toglierò questo e ci metterò quest'altro, no? Che peraltro mi dice pure bene, guardate, che ci sono pure i buchi per metterci il cippone. E ci farò praticamente un faretto da utilizzare qui in laboratorio, dove però sopra non lo lascerò con il vetro in chiaro, ma bensì ci metterò anche una stoffa per fare una luce molto forte ma diffusa per quando faccio le riprese qui in laboratorio. E quindi qualcosa ci abbiamo rimediato. Della serie, come sempre, prima di buttare, analizzare, smontare, vedere, perché sicuramente di due pezzi uno dei due è rotto, o l'alimentatore, che è generalmente più probabile nel caso in cui ci siano praticamente dei fumi o cose del genere, oppure il LED. In questo caso probabilmente è il LED, si è rotto per usura, perché questi faretti hanno lavorato tantissime, migliaia e migliaia e migliaia di ore, e quindi ci sta. L'alimentatore è ancora vivo. Arrivederci, grazie. Ci vediamo al prossimo video, dove trasformeremo questo faretto in un faretto zombie, unione di praticamente di tre faretti, ce ne faremo uno nuovo. Ciao a tutti!